La città di Fano ospiterà sabato 28 maggio il primo appuntamento dedicato alla scienza sul mare, Fano Ocean Action, il titolo dell'evento organizzato da Unimar, l'associazione Università del Mare, costituita lo scorso anno e che vede al suo interno diverse associazioni e ricercatori che operano all'interno del Fano Marine Center. Il festival, che si svolgerà alla Pinacoteca San Domenico, prenderà il via dalle ore 9 con un nutrito programma aperto a tutti. Scopo dell'iniziativa? Quello di ampliare il livello di partecipazione e di conoscenza della società nei confronti delle tematiche legate all'ambiente marino. Ci sarà il presidente della Società Italiana di Biologia Marina, ci sarà il professor Roberto, che è la professoressa Antonella Penna, ci sarà il professor Roberto Danovaro, presidente della Stazione Zoologica di Napoli e quindi referente per la Stazione Zoologica presso il Fano Marine Center, e interverranno poi i rappresentanti di diverse associazioni ambientaliste molto impegnate nella tutela dell'ambiente marino, come l'associazione MedReact, Greenpeace, WWF, Lega Ambiente, Mare Vivo, e tutti, diciamo, saranno in qualche modo, racconteranno quelle che sono le loro linee di azione proprio per la tutela dell'ambiente marino. E successivamente racconteremo invece le attività che l'associazione Fano Università del Mare sta svolgendo sul territorio. Sarà presentato un libro pubblicato da Einaudi, Il clima che cambia l'Italia, scritto da Roberto Mezzalama. Sarà intervistato appunto l'autore del testo, che ci racconterà quali sono gli effetti dei cambiamenti climatici sul nostro territorio, e sarà quindi possibile sensibilizzare il pubblico anche su queste tematiche. Siamo molto contenti di ospitare a Fano il primo festival sulla scienza del mare. Questo è sicuramente un'occasione straordinaria, perché non solo lega le due realtà e quindi ci faciliterà l'accesso all'interno della struttura, ma soprattutto la conoscenza delle cose che verranno svolte all'interno, ma è fondamentale anche perché andremo a trattare nella specificità dei temi legati al mare, che si sensibilizzano su quello che la cura, l'attenzione, ma poi ci chiedono anche di modificare dei comportamenti che spesso non sono corretti. E quindi benvengono questi momenti che sicuramente nel tempo, sono convinta, la città farà crescere.